20:30, finalmente è arrivata l'ora di un'altra puntata, di un'altra mezz'ora insieme. Questa sera sorpresona, perché avremo in studio con me un super ospite. Direi che vi posso lasciare col dubbio per altri pochissimi minuti, perché tra poco, se non cade prima dalle scale, sarà qui con me. Quindi che ne dite se lo attendiamo ascoltando questo brano tratto dal film 50 sfumature di grigio? Allora ricordiamo a chi ci sta ascoltando che potete iniziare a inviare i vostri commenti a riguardo di questo film al numero 344 13 65 005, oppure inviando un messaggio privato pubblico alla pagina ufficiale del TF Show su Facebook. Questa è Love Me Like You Do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. Sì. Muoviti, è pronto da mangiare. Arriviamo, c'è anche Marco qui. C'è anche per me? No, per il gatto non ha comprato niente. Ma come gatto? Sono Marco, ma qualcosina? Dai, vediamo se sono avanzati i croccantini. Ma no. Ma no, dai, ma perché? Ma i croccantini mica sono... What are you waiting for? In nostra compagnia, e dico nostra perché ci ha raggiunto nel Mancini Studios il mio regista e produttore, ladies and gentlemen, Marco Corona. Fammelo con carezza perché così mi esalto. E allora nel Mancini Studios, signore e signori, ladies and gentlemen, Marco Corona. Sì, Beppe. C'eri quasi, dai. No, c'eri, non ce quasi la faccio. Tu sei un grande, veramente. Cos'hai, un camaleonte hai ingoiato quando eri piccolo? Un camaleonte un po' grosso. Un po' grosso. Mi ha toccato la gola, ecco, mi ha toccato la gola. Invece quando parlo mi dicono: ma cosa hai ingoiato il cantatù? Per avere la voce così e un microfonino. Vabbè, allora Marco, vedo che hai trovato uno spazietto anche per me oggi. Sì, sì, ho trovato uno spazietto, anche perché insomma è da un po' che me lo chiedevi. Sì. Mi dai uno spazietto. E allora eccotelo qua. Dai. Allora, suonerà abbastanza strano, ma questa sera sarò io ad avere il coltello dalla parte del manico. Ecco. E quindi che ne dici se ci racconti un po' la tua vita e soprattutto ai nostri curiosoni in ascolto il tuo segreto per raggiungere il successo? Perché ricordiamo Ha avuto successo? Diciamo di sì. No, lo dici tu adesso. Ricordiamo che nonostante le difficoltà che hai incontrato lungo il tuo percorso, sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno, no? Guarda,
adesso sembra una cosa, però in questo momento siamo un po' seri. Sì. Effettivamente ci ho sempre creduto nella radio. Sì. Ho sempre dato priorità in tutto quello che facevo ad ascoltarla soprattutto, sì, a farla per chi mi ha dato la possibilità di farla e anche seguire un po' i consigli delle persone che ho incontrato nella mia vita, che sono sempre stati molto utili, alcuni molto sofferti, sì, perché qualcuno mi diceva parla di meno, ridi un po' di meno e tutte le cose che mi toccavano. Però personalmente alla fine questi consigli sono queste limature, sì, hanno fatto sì che quello che ascoltate adesso, Marco Corona, è sempre work in progress, sì, però è figlio un po' di tutti gli aiutini, le limature che mi hanno dato le persone che ho incontrato nella mia strada. Bene, benissimo. Allora, cosa diresti ai ragazzi che come me vorrebbero intraprendere questa strada? Non fatelo, no, scherzo. No, sto scherzando. Mi fa ridere. Perché comunque hanno voglia di mettersi in gioco di ciò che amano fare. Cioè, che consiglio vuoi dare a loro? Allora, non solo dal punto di vista radiofonico, ma nella vita proprio. Sì. Fate quello per cui credete. Credeteci sempre e siate sempre motivati, perché prima o poi chi fa le cose con passione, con entusiasmo e anche con un briciolo di talento, perché quello ci vuole naturalmente, sì, e raggiungerà sicuramente l'obiettivo. Come è successo per me, io sono stato un anno a Radio DJ, che era un po' la mia radio di riferimento. Da quando ero piccolo l'ascoltavo e seguivo tutti i personaggi, sembravo quasi uno stalker, a quella volta non c'era questa parola, però sì, andavo tutte le fiere, motor show e qualsiasi però questi sacrifici alla fine sono serviti perché mi hanno fatto un po' conoscere loro, tanto è vero che quando io ho vinto il DJ Ti Vuole nel lontano 2005, Linus, quando mi ha visto che ero lì tra i concorrenti, mi ha detto: ancora qui, ma lasciaci stare, ma sei ancora qui. E poi alla fine addirittura ho vinto quel concorso lì e ho avuto un anno di contratto a Radio DJ. Ecco com'è nata la storia. Com'è stata? Allora, ci vuoi spiegare com'è stata questa esperienza Radio DJ, visto che è una delle radio più ascoltate in Italia, una, sì, delle più importanti, no? Allora, Radio DJ, l'esperienza è stata positiva, tutto sommato. Mi sono reso conto che alla fine anche in questi grossi network cambia non la creatività, perché quello puoi averlo anche nella radio piccola, cambia l'organizzazione. Okay. Sono tante persone che lavorano su un prodotto che è valido come la maggior parte dei network. Sicuramente, sì. E qui per esempio siamo io e te, mentre magari a Radio DJ sono 10 persone che seguono, che so, il lavorano sito internet, per questo, lavorano, sì, per il marchio. Qui invece siamo io e te a sbatterci per fare una trasmissione di mezz'ora e non vediamo l'ora. Oh, basta parlare. Ragazzi, allora, chi ci sta ascoltando, ricordiamo che voi potete comunque inviare i vostri messaggi, i vostri commenti a riguardo di Marco e chiedergli qualche domanda al numero 344 1365 005 oppure alla pagina ufficiale del TM Show su Facebook. Noi ci ascoltiamo questo nuovo pezzo di Marco Mengoni, un pezzo che diciamo risalta la sua omacità, possiamo, sì, dire così? È omo. E questa la vuoi dire tu, Marco? Si chiama Guerriero. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze lungo il tuo cammino
sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero. Eccoci nuovamente in diretta dal TM Show qui su Radio Stabiliamo un Contatto con Thomas Mancini. Allora, avevamo un ospite e... Sì, ma scusa un attimo, ma che versione era questa di Guerriero di Mengoni? La versione che tutti conoscono, Marco Mengoni, l'ultima canzone che ha pubblicato. Ma a me non sembrava molto lui. Senti, allora, facciamo una cosa. No, non è la versione. Vedi, già ti devo insegnare alcune cose. Quando scarichi i pezzi, non va, non andare su YouTube a scaricare. Scaricali su iTunes, dove si compra musica, sulle piattaforme digitali, perché poi ti puoi imbattere in queste fregature. Allora, la versione originale di questa canzone è stata scritta per l'Isola dei Famosi, per Rocco Siffredi. Ma sei sicuro? Ma sei sicuro? Sentiamo. Tengo questa spada, si alza verso il cielo, lì faccio paura, sembro l'uomo nero. Sopra questa isola sarà una lotta, stare tanto tempo senza mai una botta. Con Patrizio Oliva farò testa a testa, ma alle due gemelle gli farò la festa. Magari, A chi ne avrà bisogno gli darò una mano. Bravo, bravo. Gli darò due colpi anche a Valerio Scano. Ma no, Valerio, no, è proprio lui. Io sono un guerriero duro giorno e notte. Sappiamo. Non c'è da mangiare, sai chi se ne fotte. Perché, scusa? Tanto per pescare sarò io la manna. Sì. Porta tu la lenza che io c'ho già la canna. Nelle prove a squadre faremo il trenino. Sì. Resta tu davanti, aspetterò il tuo inchino. No, e se vuoi chinarti per prendere il cocco, devi stare attento se c'è dietro Rocco. Aia. Lo prende il cocco, Rocco. Amore, il mio è grande, amore, non ci credi. Ci crediamo. Se mi sdraio a pancia sotto, sembra che sto in piedi. E sopra quella spiaggia balleremo il samba. Che mi chiamano Tochigno con la terza gamba. Vedrai, sarò forte, amore, come un muro. Grideremo fra le palme, Rocco, tieni duro. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ma se mi passi davanti, non chinarti mai. No, mai. Ah, questa è l'originale, eh? Sì, sì, è questa, la prima versione che magari non tutti conoscono, nata per l'Isola dei Famosi. Marco Mengoni in questo caso si è sentito veramente uomo. Ah, veramente, ma dove l'hai pescata questa? Questa, vabbè, è una parodia che gira e circola in rete da un po' di tempo. Ecco. E che ti ho voluto dedicare proprio per farti capire come sono serio io come persona. Abbiamo già capito che persona sei, dai. La scelta musicale anche per questa radio. Sì, perché ricordiamo ai nostri cari radioascoltatori che Marco è ancora in diretta con noi e quindi potete continuare a inviare i vostri messaggi. Sì, allora, c'è mia moglie che dice quando torni a casa. Questo è un messaggio che è arrivato, tranquilla, fra un po' arrivo. Ecco, allora, questo è il primo messaggio. Aspetta che lo leggiamo subito qui in diretta. Allora, sì.
Pamela dice: sì. Ciao Marco, ma sei ancora vivo? Ma come sei ancora vivo? E come ancora vivo? No, c'è già qualche altro simpatico, ma non dovresti essere in galera. Non sono Fabrizio Corona, Marco Corona. Marco, no, perché, vogliamo ricordare questo. Perché... Quando tu hai messo il post, oggi c'è sì. Corona con noi, hai visto quanti like, sì, no? Quanti sì, mi sì. piace. Ma molti pensavano: Fabrizio, scoop, Mancini che addirittura ha portato fuori a casa sua, no, studio... ai domiciliari. Sì, lo studio non è in galera, quindi te lo ricordiamo che qui è Marco Corona. Però ci sono le arance qua, perché sì. sono le arance? Per me sono... È uno studio un po' strano. Quindi. Allora, un altro messaggio. Sì, vediamo. Lucia. Lucia dice, ma Marco, eri tu il guerriero di questo Mengoni? No, purtroppo no. No. Nel senso, devo chiedere a mia moglie, ma non credo proprio, insomma. Ancora Nicolò dice, ciao ragazzi, siete fortissimi, grazie della vostra compagnia. E poi Nathalie, Nathalie ci dice, ma Marco Corona, io pensavo veramente fosse Fabrizio, ma lo sapete che è forse è molto meglio Marco? Allora, vediamo un attimo, prendo il numero, No, 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 si scherza, è solo fiction. Poi quando arrivo a casa sono vere quelle di mia moglie, quello, sì. No, nel senso che stiamo recitando questa parte. Sì, ti ringrazio, Nathalie, magari hai visto delle foto, ma sono taroccate, nel senso che Photoshop ha dato una mano. Sicuramente, va bene, noi ci ascoltiamo questo pezzo tratto da una storia vera. Davvero? Sì, è una storia vera. Sì. Quindi lo ascoltiamo e noi ci sentiamo qua tra poco, sempre on air. Sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra la carne, le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce. Eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado, mi specchio alla finestra e sono mio malgrado. Io non so mai chi sono, io sono per la gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo, che si riflette piano, non c'è una donna o uomo, solo un essere. Mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Ma quando spio il mio corpo che si riflette piano, non c'è una donna o un uomo, solo un essere umano. Io sono una finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno.
Grazie di Michele, Mauro Coruzzi in diretta qua al TM Show. Sì. Cosa vogliamo dire adesso? Ma niente, intanto grazie perché insomma non tante radio passano questa canzone. Nel senso è una sicuramente dal punto di vista del testo una delle più interessanti dell'ultimo festival. Sicuramente io inizialmente appena ho letto i nomi non è che ero tesoro non ero dalla parte del serio, diciamo che pensavo più a una cosa ironica, invece devo dire che mi hanno molto sorpreso profonda. Sì, mi hanno grazie sorpreso. Di Michele che hai conosciuto al provino di Amici. Posso fare, facciamo io non so la tua storia, scusate ma voi di Mancini sapete tutto di Mancini Thomas, no? Però io effettivamente l'ho seguito un po' di rimbalzo, ma questa esperienza ad Amici, se tu dovessi consigliare a uno come me di andare ad Amici a farmi prendere per il culo, no, a parte tutto, insomma, secondo te, allora, Amici, che esperienza è stata? Cioè, in poche parole, cosa ti ricorderai di questa esperienza ad Amici? Allora, sicuramente è un'esperienza che ti aiuta a crescere, capisci un po' quello che vogliono e cosa serve per arrivare al successo. Purtroppo per un pelo, per un piccolo pelo, non sono riuscito ad entrare nel programma, ma sicuramente ho capito cosa serve. Però non lo rifarò il provino. Non lo rifarò perché non è quello che ho voglia di fare nella vita. E grazie a questa esperienza, appunto, ho capito che forse la parte radiofonica di me è quella che amo di più fare. Quindi, anche al momento. Sì, perché al momento. Secondo me Thomas Mancini adesso, no, perché qua, eccetera, eccetera, però ha tanti talenti, no, che possono sfociare chissà dove. Devo solo scegliere meglio la via giusta. La via giusta, ma la via giusta arriverà prima o poi. Volevo chiederti un'altra cosa. Aspetta un attimo che mettiamo il sottofondo di Marzullo. Vai. Notte alta e sono sveglio. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Allora, Thomas. Esatto. Sei un pirla? No, assolutamente no, pirla no. Allora, una volta una modella è stata chiamata nel programma, si faccia una domanda e si dia una risposta. Sì. È stato fatto. Arriva dopo. Cioè questo praticamente se l'hai detta mentalmente, si è data anche la risposta. Quindi per dirti il livello, diciamo che è stata non è stata male. No, non è stata male. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, insomma, una domanda che non avevo mai fatto a Thomas Mancini in come artista, non come persona. Sì, la domanda sicuramente che mi aspetterei, ma che nessuno finora mi ha fatto. Aspetta che me la segno, così la faccio la prossima volta, vai. Quanto ami fare questo lavoro, cioè quanto ami fare questa professione, questa tua passione? Nessuno ti fa questa domanda, cioè nessuno ti chiede nessuno la passione. Guarda la parte professionale, guarda il lato tra virgolette estetico di questa passione, guarda i difetti, i pregi, ma nessuno mi ha chiesto se amo veramente fare questa lo fa perché lo fanno tutti, perché vuol diventare famoso. Invece no. Ecco. Io lo faccio perché lo amo fare. D'altronde ti posso citare anche diverse serate che ho fatto per tra virgolette beneficenza, nel senso che non ho voluto un euro, e questo testimonia il fatto che io lo faccio perché lo amo fare, lo faccio col cuore, quindi come mi dici sempre tu, è una palestra. Io pago anche per far palestra, perché non è un una cattiva cosa dirlo. No, certo, ma che ora è, scusa? Non è questo un programma in questo orario? Di solito si è più leggeri, più frizzanti, e ancora c'è tutta la serata davanti. Hai ragione. Noi stiamo diventando tipo Marzullo, cioè siamo dopo mezzanotte. Guardate l'orario. Quelle radio anni 80, no? Sì, appena sono uscite. Buonasera, benvenuti in questa puntata della seconda edizione Canora Beethoven con... Ok, l'effetto è quello. Diciamo siamo tornati un po' indietro negli anni. Però... Dai, caldiamoci un po', dai. Facciamo una cosa, torniamo ai miei anni. Io ho cominciato a suonare negli anni 90 nei locali. Bene. E questa è una delle mie canzoni preferite proprio di quel periodo lì. Take me now.
sulle magiche frequenze di Stabiliamo un Contatto. State ascoltando Because the Night dei Coro featuring Talisa. Avete sentito la voce radiofonica di Marco? La mia voce farà questa. Cioè, il problema è che metto un plugin sulla voce e quindi... Qui mi hai messo un plugin non nella voce, ma... No! Fermo! Vabbè, dai, sei sempre lì, dai. Allora, TM Show, questa sera speciale, mi sono autoinvitato. Diciamo la verità, sì, un po' per parlare con te, un po' per mangiare dalla Giulia di Alice, che è qui con noi e ci prepara stasera la cena. Ah, non è la nonna. No, non è la nonna. Guarda che i croccantini non è che mi piacciono tanto per il gatto. Allora, parte tutto, insomma, sì, grazie per l'invito. Sono qua perché alla fine dovevamo parlare un po' di noi. Volevo farti i complimenti, insomma, per il TM Show, perché alla sera quando carico la lavastoviglie ti ascolto. E l'orario è quello a Casa Corona, eh? Ah sì, è una radio. In quel momento lì io ascolto mentre sto mettendo dentro le lavastoviglie sporche e tutto, preparo. L'importante è tenere compagnia, no? Esatto, anche delle volte in bagno. Sì. No, vabbè, Comunque, io ti dico, perché sto guardando qua, che visto che ci stanno arrivando altri messaggi, io vorrei leggerli proprio qui in diretta. Dai, dai. Abbiamo parlato di Radio DJ, con chi ti sei trovato meglio? Questa è Laura da Pesaro. Laura, allora, mi sono trovato bene con tutti come colleghi, però l'unico, e dico l'unico, che mi ha aperto le porte al suo programma, all'interno del suo programma, è stato Albertino, che da molti viene dipinto come uno che se la tira, invece assolutamente il contrario. Albertino è stato per me un punto di riferimento negli anni 90, insomma. Tra l'altro Albertino credo sia il fratello di Linus. Di Linus, ecco, quindi come fratelli, due facce. Per molti Albertino sembra che sia uno che se la tiri, che sia uno montato, che con tutto quello che ha fatto, perché ha cambiato anche il linguaggio, il modo di porsi in radio, con tutto questo lui è rimasto una persona umilissima ed è l'unico che mi ha aperto al suo programma. Cioè, io non ero nessuno, però lui mi faceva entrare nel suo programma. Chi è stato anche molto carino, quelli di Ciao Belli, quindi Roberto Ferrari, tutto il team, perché adesso magari un giorno ve li farò sentire. Facevo le voci, che so, di Distretto di Polizia, loro facevano una parodia, e io ore 7 del mattino facevo le voci così. Oppure una volta Nicola Savino, che mi ha fatto fare l'imitatore, perché dai Corona, dacci dimostrazione della tua arte, amici ascoltatori. Facevo Mike morto, poi Eso Corrado morto anche lui, esatto. E allora, cioè, ha detto, con tutti quelli che fai, mandiamolo via, perché sennò moriamo anche noi. Posso fare la tua imitazione? No, vogliono tutti. Quindi diciamo che il repertorio di imitatore si era fermato lì, però ci giocavano molto con questo. Quindi ecco i colleghi con cui mi sono trovato meglio, Albertino e quelli di Ciao Belli. Ok, allora ci arriva un'altra domanda da Andrea. Andrea D'Ariccione dice: chi ti ha sorpreso come professionalità? Sempre allora, Radio DJ. Sì, sempre Radio DJ. Allora, ti devo dire la verità, tutti sono assolutamente professionali, però chi mi ha sorpreso? Il trio Medusa. Perché mi immaginavo tre cazzoni, scusa la parola, che facevano televisione e poi praticamente sono arrivati lì in radio. Ragazzi, io li ho guardati lavorare, non si montano mai sopra, cioè sono tre persone, quindi davanti a un solo microfono, e non si parlano mai addosso, ognuno completa sempre l'altro, e questa anche è un'arte che loro hanno maturato nel passato, perché loro hanno cominciato dalla radio, molti non lo sanno, quindi proprio un trio complementare, in tutti i sensi, e mi hanno sorpreso proprio per la professionalità, oltre agli altri, però loro in modo particolare, perché ho detto, sono in tre, non si parlano mai addosso, non dicono cose banali, fanno divertire, quindi questa, sì, questa è la professionalità, quindi tutto per tutto. Allora Marco, basta, perché qua il tempo scorre e i radioascoltatori vogliono andare a mangiare. No, qualcuno non si è addormentato. Ehi, sveglia, sveglia, dai. Allora, gli ultimi sonnoloni qua. Svegliatevi, perché Marco sta per andare via. I saluti finali tra poco. Finalmente dopo... dicono. Quindi saluti finali con Marco dopo l'ultimo pezzo che vi manderemo adesso. Let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you want to keep
Collegati col TM Show, sempre TM Show. Eccolo. Aspetta, aspetta, che te ne faccio uno. Ma qua fa. Scusa, non è molto professionale. Il pavimento lo paga mia mamma. TM Show. Eccolo. Però era una voce un po' copiata perché mi ricordo un EA Sports in a Game. Esatto, quello lì. Bravo, bravo. E infatti. Allora, cos'è che dice Teenage Sports? TM Show, non lo so. Sì. Noi facciamo TM Show. Dice, sì. TM Show, eccolo, sì. In a Game. Allora, ci siamo scordati prima di una tua amica, eccolo. Bravissima. Sì. Io ho sentito questa canzone. Ti è piaciuta? Infatti per quello che ho detto, una volta tanto, non la vogliamo risentire insieme? Risentiamola, perché questa è una ragazza di Bologna, giovanissima, Giorgia Nicoli, sì. C'è uno staff dietro che lavora per lei, quindi c'è un autore con e contro, diciamo cosa, boing, boing. Sergio Vinci, sì. Che scrive una musica a comunque tanti cantanti professionisti, facciamo nomi da Pausini a Noemi, a tanti altri comunque. Senti, comunque, con un cognome così Vinci, no, si apre è dura come una strada. Strada, dai. Sicuramente. E allora sentiamolo, dai. Sentiamolo, Giorgia Nicoli, per ogni momento. Per tutto quello che ho avuto.
ogni momento GN. Sì, cioè? È arrivato anche il nostro momento, sì, di salutarci. Io ho sentito una campana morto in lontananza. No, non c'entra. No, è arrivato il momento di salutare. Cioè, sì, fateci spiegare, anche voi siete molto ironici, ascoltatori, ragazzi, del TM Show. Sì, dai, sicuramente. Allora, è arrivata anche oggi la fine di questa puntata. Un martedì, dai, un po' riavvivato con Marco qui in studio, sì, perché... No, io sento un certo odorino, ecco, perché salutiamo, perché la cuoca sta per... Vai! Venite a mangiare! Muovetevi! Arriviamo! Spero davvero nel piatto non ci siano i croccantini, ma questo lo saprete domani sera nella nuova puntata del TM Show. Va bene, glielo diremo ai nostri radioascoltatori. Allora, anche Cagnolino qui con noi, sì. Allora, no, sono io. Ah, sì, mi stavo già entrando... Cioè, se ci sono i croccantini mi metterò in un angolo con la ciotola, vabbè, dai. Va bene, se vorrete domani sera saremo in vostra compagnia, stessa ora, stesso posto, TM Show. Anzi, TM Show!